Salve a tutti amici, oggi grazie a uno di voi voglio fare questo video. Allora, uno di voi mi ha detto se era possibile creare un video per quanto riguarda la pianificazione dei tracciati GPX per quando uno vuole fare un po' di trekking e magari vuole andare in un percorso che non c'è mai andato per evitare di perdersi. Quindi vi faccio vedere il programma che uso io e come si usa. Ci si sposta sul PC. Allora, prima di tutto si mette. Allora, innanzitutto il sito si chiama Maplog. Clicchiamo qui su visualizza, mappa tutto schermo. E poi andiamo qui a cercare l'indirizzo. Allora, visto che io sto nella provincia di Pistoia, proviamo a scrivere Monte Catini. Monte Catini Terme e si clicca sulla lente. Ecco, a questo punto qui andiamo qua dove vedete questa linea che sarebbe il tragitto che fa la funicolare. Allora, facciamo conto che io voglio partire da questo punto qui dove c'è la biglietteria della funicolare che sarebbe su Viale Armando Diaz. Allora, a questo punto qui noi si clicca su aggiungi punti di passaggio. Allora, cliccando qui poi si ritorna sul punto dove vogliamo far partire la traccia e ci clicchiamo. Come vedete qui a destra c'è il waypoint che sarebbe il primo passaggio. Si scorre sulla mappa. Arriviamo al primo bivio, che qui c'è un punticino, e clicchiamo nuovamente. Come potete vedere ha già creato un pezzo di mappa. Noi continuiamo fino ad arrivare al prossimo bivio, che è qui dove c'è la Madonnina, e si va avanti. Potete tenere traccia anche dalla distanza, e da qui. Fino adesso abbiamo fatto 1 km e poco più. Continua a salire e si arriva un altro bivio e se si riclicca ancora e poi si fa la via della foresta che si arriva fino al santuario delle suore, cioè qui possiamo arrivare all'antica porta e clicchiamo qua. Quindi fino a questo punto qui abbiamo fatto 1 km e 800 metri. Se vi basta cliccate qua su traccia GPX e come potete vedere qui sotto è stata creata la traccia GPX che successivamente la potete tranquillamente mettere in un vostro GPS oppure se avete l'applicazione per leggere questi formati e non avete problemi di andare avanti o indietro. E più che altro non vi perderete. Spero che con questa mini guida vi possa essere stato d'aiuto e vi ringrazio. Alla prossima.